Ciao ragazze, allora come promesso eccomi qui con la serie di video sulla ricostruzione delle unghie. Come già vi ho detto in un video precedente in cui non mi mostravo e mostravo solamente quello che scrivevo, ho fatto un corso lo scorso 20 settembre presso la Roma Nail Academy, che è una scuola e un negozio qui di ricostruzione unghie, insomma di estetica, molto conosciuto e frequentato a Roma. E ho ricevuto l'attestato, è un corso di gel. È stato della durata di 3 giorni e abbiamo visto più o meno tutta la panoramica sulla ricostruzione delle unghie. Quindi farò una serie di video iniziali per farvi vedere un po' la preparazione dell'unghia, gli strumenti essenziali, le varie tecniche di ricostruzione delle unghie, l'anatomia delle unghie. E poi procederemo piano piano con il French e tutti i vari tipi di nail art che ci possono essere. In questo primo video volevo farvi vedere un po' gli strumenti essenziali per lavorare con le unghie. Quindi, innanzitutto ci servirà una lampada UV, quindi una lampada fatta in questo modo, che dietro è fatta così, quindi la mia ha un pulsantino con il timer per 120 secondi e un pulsantino per mettere quella luce fissa. Quindi voi potete decidere i vari tipi di luce che desiderate. Dentro è composta da, adesso, eccoli qui, da 4 bulbi. Questi 4 bulbi fanno sì che ci sia la luce, quella blu che vediamo spesso nelle lampade. Adesso l'accendo così ve la faccio vedere. Eccola, vedete? I bulbi emanano questi raggi UV che permettono al gel di asciugarsi più velocemente. Di regola, di norma, il gel per asciugarsi deve stare all'incirca 2 o 3 minuti. Poi comunque ne riparleremo meglio. Spengiamo la lampada. Oltre alla lampada, gli strumenti essenziali per una ottima ricostruzione unghie sono le tip, quando ci occuperemo della ricostruzione con tip. Quindi io adesso ho queste trasparenti che principalmente uso per fare le prove, però comunque si usano anche queste. E queste sono naturali, unghie naturali. Poi ci serviranno delle lime. In questo caso io uso le lime da 150 e da 180. Queste che vedete adesso sono molto consumate, però comunque vedete, questa è da 180, mentre questa è da 150. Quindi che cosa vuol dire? Questa da 150 è molto più dura rispetto a questa qui da 180. Infatti questa si usa per limare i bordi dell'unghia e la squadratura, quindi il davanti, mentre questa si usa per sopra l'unghia, quindi per opacizzare l'unghia, scusate, e per eliminare i vari tipi di bozzi che si possono creare. Molte ragazze si trovano bene usando anche questo, che sicuramente conoscerete tutte, che è il buffer, questa lima morbida. Però nel corso ci hanno spiegato come questa lima, nessuno magari se ne rende conto, passandola sopra l'unghia, la renda più lucida. Quindi, siccome noi non vogliamo che succeda questo, perché noi dobbiamo opacizzare l'unghia, io questo tipo di lima la passo solamente sull'interno dell'unghia, qui dove magari si possono creare degli spigoletti che possono dar fastidio. Quindi li elimino solamente così, in questo modo. Quindi questo è l'uso che faccio io di questa lima. Poi ci servirà un cutter, questo taglia tip, fatto in questo modo, va messa la tip
qui all'interno e poi si taglia. Ok, una spazzolina per eliminare eventuali polverine dell'unghia. Io ho questa semplice bianca. Poi un bastoncino d'arancio, che serve sia per in questa parte per togliere il gel in eccesso quando facciamo la ricostruzione, e sia per uso di decorativo, quindi magari per creare dei pallini o delle striscette con il gel. Poi io ho questo bastoncino e voi potete prendere anche quello di gelati magari. Lo uso per girare i gel colorati, perché non so se tutti sapete, i gel colorati prima di essere usati vanno girati dentro all'interno, poi vi farò vedere anche questo procedimento. Vanno girati per bene all'interno piano piano, in modo che non vengano bolle, perché il colore, quando il gel è chiuso, si deposita tutto sotto la boccetta, quindi noi dobbiamo girarlo in modo che ritorni sul pigmento. Quindi io uso questa, poi la lavo, anche se un pochino rimane sporchina, e prendo anche quelle dei gelati, le lavo per bene e uso quelle. Poi ci servirà anche un dotter, io uso questo qui alla punta più fina, mentre qui alla punta più cicciottolla. Io questo lo uso per mettere il French sulla ricostruzione, per fare il French col sorriso. Ovviamente uso questa parte un po' più piccolina, però poi ognuno si trova a modo, cioè ognuno si trova bene nel suo modo. Io mi trovo bene facendo così e questo lo uso anche per fare le decorazioni. Invece c'è chi per fare il French usa il pennellino. Questo è il pennellino che ho io. Ve lo apro. È un pennellino rosa con gli strass che si apre in questo modo, si inserisce qui, si spinge e esce fuori il pennellino. Ha le setole molto morbide e questo lo uso per mettere i gel, soprattutto i gel quelli colorati, che poi dopo pulisco ovviamente per bene. Ok, lo rimetto dentro. Poi un altro strumento essenziale è il propusher. Il propusher è questo strumento qui che serve per la preparazione dell'unghia, della quale ovviamente poi vi riparlerò. Serve per spingere le cuticole fuori all'esterno. E poi questa parte qui più addentata, più squadrata, serve per togliere tutte le cuticole. Poi io uso anche una, adesso questa da mostrarvi, anche se non è questa quella che uso, una pinzetta. Non è questa perché questa è piccolina, ha le ali chiuse, mentre io la uso un po' più larga. La utilizzo in questo modo, metto la tip quando l'attacco con la colla e poi, è difficile adesso farvelo vedere, ecco, in questo modo spingo i laterali in modo che si attacchino per bene. Ok, detto questo, un'altra cosa essenziale per la ricostruzione unghie sono questi rotolini qui. Aspettate che vi tolgo tutte queste cosine. Sono questi rotolini qui di cellulosa che servono per pulire l'unghia, sgrassarla con il cleaner o pulire anche i pennelli, dipende da quello che come li trovate meglio voi. Poi l'olio per le cuticole, io ho questo rosa della Charme che è per uso esclusivamente professionale. Pineapple è alla mela e è buonissimo davvero, se si potevano sentire gli odori, i profumi,
Questo è buonissimo. Ovviamente qua dentro tutto concentrato, voi lo vedete rosa, ma poi una volta messo sull'unghia, cioè sulle cuticole, è trasparente. Ok. Poi il cleaner plus, quindi quello, il cleaner per sgrassare l'unghia. Ok, questo è della Charme, uno sgrassatore per gel UV. E è esattamente 12 ml. Tantissimo. Poi i prodotti che uso io, questi qui della Charme, usano per lo più vari tipi di preparatori. Io uso il Detator, che è uno sgrassante, è uno, scusate, è un opacizzante. Poi vi farò vedere per cosa viene usato. Comunque sempre alla preparazione dell'unghia prima di inserire il gel. Poi il New Bond, che viene usato dopo aver messo la tip sull'unghia naturale. La colla per le tip, che mi ero dimenticata di farvi vedere prima. Questa mia è di 7,5 grammi. È fatta in questo modo con il pennellino, mi ci trovo molto meglio. E poi il gel finale, anche questo è davvero tanto, dura un'eternità, è 12 ml. E poi passiamo ai gel. Lo Sculpting Clear, che viene usato sia all'inizio per stendere sull'unghia come uno smalto, e sia per fare la bombatura iniziale con la pavimentazione. Qui è un gel monofasico trasparente, vi faccio vedere. Ok, oltre lo Sculpting Clear abbiamo lo Sculpting Pink, che serve per fare la parte dell'unghia naturale, questa parte qui iniziale rosa, sempre la bombatura ovviamente, ne parliamo, e è fatto in questo modo, eccolo qui, è un rosa ovviamente trasparente. Ah, volevo dirvi che questi gel sono tutti gel da 14 grammi, quindi non sono proprio piccoli piccoli. Okay. E poi ovviamente il Pink in White, quindi il gel bianco per fare il French. Scusate, ma la videocamera non riesce a mettere a fuoco comunque. Quindi questo viene usato ovviamente nel French, ma non solo, ovviamente potete farci qualsiasi altra cosa. Non so se riuscite a vederlo. Eccolo. Mi piace molto questo gel perché è molto denso e viene usato molto bene per fare qualsiasi tipo di decorazione o varie altre cose. Ah, una cosa che mi ero dimenticata di farvi vedere sono queste, che sono le cartine per fare la ricostruzione con cartina ovviamente. Poi, oltre a queste cose che sono, diciamo, gli essenziali, le cose essenziali, vi faccio vedere un po' così, a vanvera, le cose che io per fare la nail art o vari tipi di ricostruzione. Allora, io ho queste fruttine di Fimo, fatte da me, alcune le ho comprate, queste con i fiorellini, queste qui, per farmi una grana. Queste qui con la banana, cocomero, ciliegia, fragola e mela. Queste sono quelle in fimo. Poi ho vari tipi di, adesso vi faccio vedere così, se no, di glitterini, di micro pagliuzze, varissimi tipi di sticker. Adesso vi faccio vedere questi.
questi qui con i fiorellini, questi qui con i cuoricini, questi qui che sono a forma di ricamo, questi qui, poi ho gli strass e vabbè, tantissime altre cosine che possono essere inserite come line art. E niente, penso che vi ho fatto vedere un po' tutti gli strumenti essenziali per la ricostruzione. Queste sono le unghie che ho fatto circa 2 settimane fa, infatti non so se si nota qui l'attaccatura dell'unghia, sono già da rifare. Poi magari le rifaremo insieme, ecco, faremo un ritocchino insieme. E niente, questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video che magari parlerà un po' dell'anatomia dell'unghia, dei vari tipi di limatura, di squadratura. Ecco l'essenziale per cominciare. Ciao, a presto!